Ciao e bentrovati. Questa volta è il turno di un libro molto particolare, un libro di narrativa, che probabilmente io non avrei mai trovato sulla mia strada se non mi fosse stato indirettamente, diciamo così, consigliato durante una serata di jukebox letterario alla Libreria Open di Milano. Dico indirettamente consigliato perché è stato uno dei libri citati e presentati all'interno della grande e ampia rosa di testi consigliati per l'estate. Sto parlando del libro di John Kennedy Toole intitolato Una banda di idioti. Libro molto particolare. Innanzitutto un breve cenno storico. Questo racconto è stato scritto alla fine degli anni 60. È stato pubblicato dalla casa editrice americana nel 1980, poi è stato pubblicato per la prima volta in Italia da Marcos y Marcos nel 1998, ha avuto un'altra ristampa nel 2003 e adesso ha avuto una ristampa sempre da Marcos y Marcos in occasione dei 30 anni della casa editrice. È un libro molto particolare perché? Perché è una storia che oserei definire assolutamente folle e bislacca, popolata di personaggi pazzeschi con il protagonista che rasenta il psicotico. Detto così, uno potrebbe pensare che razza di libro è. Io non sono stata in grado, onestamente, di capire se si tratta di una metafora o meno, perché il sospetto mi è venuto verso la fine. Non so se si tratta di un racconto, non so se i personaggi che sono descritti all'interno del testo nascondono in realtà delle figure, sono delle figure metaforiche che vogliono dire qualcosa d'altro. Il libro racconta, la storia ruota intorno a un personaggio, al personaggio principale che si chiama Ignatius Rilli. E Ignatius Rilli raccoglie in sé tutto quanto di più sgradevole in un essere umano ci possa essere. È un omone grande e grosso, una sorta di bambinone cresciuto, che si rifiuta di lavorare, maltratta la madre, maltratta a parole la madre, non fa assolutamente un tubo dalla mattina alla sera, passa a fare riflessioni sui massimi sistemi, lancia strali a destra e a sinistra contro la società, ce l'ha col mondo intero e critica tutto. E quando è costretto dalla madre a un certo punto a trovare lavoro, tratta con sufficienza e con una supponenza veramente irritante i propri datori di lavoro e la società, la fauna di varie umanità che trova sulla sua strada. Ignatius Rilli è circondato anche da una serie di altri personaggi che sono tutti abbastanza delle macchiette. C'è un agente di polizia, il povero Angelo Mancuso, che ne passa di tutti i colori, la sua zia che è un personaggio folcloristico, la povera madre di Ignatius Rilli che ne subisce di tutti i colori, e poi ci sono i datori di lavoro, c'è un ragazzino orfano mezzo delinquentello, c'è un gruppetto di persone che lavora all'interno di un locale notturno e, cosa che mi ero dimenticata di dire all'inizio, il tutto è ambientato nella New Orleans, si presume a questo punto degli anni 60. È un libro che, leggendolo onestamente, ci sono stati dei momenti nei quali avvertivo veramente un forte disagio e un forte disappunto nei confronti del personaggio. E se all'inizio ho fatto un po' fatica anche a entrare nell'ordine di idee di questo testo così strano e così fuori dalle righe, verso la fine ho cominciato a prendere un po' più di velocità perché volevo capire dove andava a finire, come si concludeva la storia, e qui non voglio assolutamente anticipare nulla. Quello che però mi preme dire, e soprattutto sul quale mi sono fatto tutta una serie di riflessioni nel mentre progredivo nella lettura, sono le critiche, diciamo, non critiche nel senso negativo del termine, ma delle riflessioni che vengono fatte nella parte introduttiva del libro da parte di Stefano Benni e da parte dell'allora editore americano che si chiama Walker Percy.
Allora, purtroppo, l'autore, pochi anni dopo aver scritto questo libro, si è suicidato a 30 e rotti anni. Quindi diciamo che noi non sapremo mai che cosa volesse dire, che cosa voleva dire l'autore con questo racconto. Quindi a noi resta semplicemente una interpretazione che credo debba essere assolutamente personale. Al di là del fatto che davanti a questo libro si può restare interdetti perché, come dicevo all'inizio, non si capisce, almeno io non capivo, se era una metafora, perché è così esagerato e che senso ha scrivere una storia così sopra le righe, che cosa si vuole dire con una storia così strana, con dei personaggi così caratterizzati e con un protagonista così fuori di testa che non sai neanche se esiste effettivamente nel genere umano, se non magari internato da qualche parte. Quello che a me, diciamo, ha lasciato un po' perplesse sono le parti introduttive, perché Stefano Benni ne fa una lettura con un leggero sfondo politico e invece l'autore americano fa una lettura un po' più neutra della cosa, ma entrambe ci leggono tra le righe una interpretazione della società americana, del tempo. Viene annoverato da Stefano Benni come un capolavoro questo libro. Io onestamente non lo so, non me la sento di considerarlo un capolavoro. Sicuramente è un libro di nicchia, sicuramente un libro estremamente particolare, che è difficile da trovare, di cui è difficile trovare un similare, un testo simile in giro, però definirlo un capolavoro mi sembra un po' eccessivo, forse è un omaggio anche all'autore che purtroppo si è tolto la vita in giovane età. Ma appunto, proprio perché noi non sappiamo che cosa l'autore volesse dire, che cosa Kennedy Toole volesse dire con questo libro, io non azzarderei così tanto una interpretazione similpolitica di questo racconto. Non saprei neanche che altro tipo di interpretazione potrei dargli, confesso anche la mia ignoranza in materia di struttura societaria, con i conflitti sociali che potevano esserci in una New Orleans degli anni 60. Resta il fatto che è veramente un libro molto, come ho già ripetuto più volte, molto molto particolare e che, di cui consiglio la lettura se si vuole leggere qualcosa di diverso. Bisogna essere preparati a trovarsi davanti a dei personaggi che possono veramente essere urtanti, soprattutto il protagonista. Ci sono stati dei momenti nei quali mi si agitava lo stomaco nel leggere certe cose che lui dice alle altre persone o a sua madre, e resta sicuramente un esempio di modo di raccontare una storia che io all'inizio ho pensato potesse essere una sorta di contraltare a un altro romanzo bellissimo che ho letto credo un paio di anni fa, che si intitola Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, mi pare che si intitola, libro secondo me strepitoso, leggendo il quale ho riso dall'inizio alla fine. E invece qui pensavo di trovare appunto un contraltare, invece qui non è così. Questo è un libro sì folle, un libro popolato di personaggi folli, però è un libro anche effettivamente un po' amaro, un po' aspro, un po' urtante, cosa che in quell'altro racconto non si percepiva assolutamente, anzi ci si divertiva molto. Per chi vorrà provare a leggerlo, non mi resta altro che augurare buona lettura. Preparatevi a trovarvi davanti dei personaggi molto molto strani, fortemente, come dicevo prima, caratterizzati, con a capo questa figura assolutamente folle di questo omone grande grosso, di questo bambino mai cresciuto, che di nome fa Ignatius Rilli. Buona lettura e alla prossima!